29 novembre 2022, presentato nella chiesa di Santa Lucia alla Mezza Terme, il poema narrativo Empedocle di Mirella Muia per le edizioni Lyrics. Noi di lamezzaterme.it eravamo presenti ed abbiamo intervistato l'assessore alla cultura Giorgia Gargano e l'autrice. Una serata particolare questa, che rientra un po' nella logica che stiamo seguendo da alcuni mesi, che è quella di risvegliare un po' la nostra consapevolezza di essere eredi di una tradizione culturale antichissima. Madre Mirella Muia, che è un'eremita che ha rivitalizzato l'eremo di Monserrato vicino Gerace, nel territorio di Gerace. Madre Mirella è proprio un interprete di questo, perché una delle sue missioni è quella di raccordare il cristianesimo orientale con il cristianesimo cattolico. Nella sua vita e nelle sue numerose vite, in una sola vita, è stata anche poetessa, prima di diventare eremita diocesana della diocesi di Locri-Gerace, e stasera presentiamo la traduzione in italiano del suo poema Empedocle, che lei ha scritto, che ha composto quando era una insegnante di letteratura italiana alla Sorbona di Parigi. E per noi è un grande onore, perché è una delle voci più pure della letteratura, e poi forse proprio dell'intero mondo del pensiero della nostra terra, del nostro territorio. E quindi una bella occasione per tutti, che tra l'altro viene diciamo anche qua in coerenza e in linea con l'incontro che abbiamo tenuto 10 giorni fa alla chiesetta di Sant'Eufemia Vetere, con Frédéric Vermorel, invece l'eremita di Sant'Ilarione. E questo incontro lo abbiamo potuto realizzare grazie alla disponibilità e all'intermediazione della casa editrice Lyrics, che ha stampato questo libro, una casa editrice d'arte di prodotti molto curati, e abbiamo l'onore di avere stasera anche l'accompagnamento vocale di quelle che io definisco sempre le perle di questa città, che sono le Ancille Domini, che sono un gruppo non so come si dice, cantrici, insomma, di cantori al femminile, che recuperano brani di canti religiosi sia della tradizione greca orientale e sia canti gregoriani, e stasera ce ne proporranno alcuni proprio in onore di Madre Mirella. È molto difficile dirlo, perché io in realtà ho ripreso la lettura di questo libretto solo da poco, e mi sono resa conto che è veramente per me un punto interrogativo di come sia nato. Certamente perché io mi interessavo alla figura di Empedocle come filosofo e come poeta, però poi ho scoperto che ci sono comunque altre cose che sul momento non potevo sapere. Significa preghiera, significa ascolto, silenzio e accoglienza. Diciamo che per me una delle esperienze di questo libro, confermata adesso appunto, è che nella storia, nel percorso di una persona, non ci sono periodi chiusi e definitivamente passati, ma ci sono le tracce di un percorso. E quindi in un certo senso è un incoraggiamento a considerare le proprie esperienze proprio così, come un percorso.